campione. Vedete che il numero 4 è andato sul simbolo errato, era l'Italia, bravi, il simbolo giusto. Prego, Elisa. Andre le consegna ancora una volta la coppa che è vostra. È vostra ancora. Temporalmente. Temporalmente, temporaneamente. Soprattutto temporaneamente, che è proprio. È il gioco dello strappacoppa. Ecco, salvatore della patria, Lorenzo. Okay. Lorenzo. Allora Lorenzo, tu sai che dovrai, lo spieghiamo a casa perché noi lo diamo sempre per scontato, va in onda da tanti anni e quindi tutti lo conoscono. Però Lorenzo deve entrare nella cabina con un pulsante, premere, contare esattamente e mentalmente sino a 30, dovrà essere preciso, ripremere al 30° secondo il pulsante, se questo avviene l'acqua non cade, altrimenti 20 litri sulla propria testa. Ecco, soprattutto con questa allegria smisurata. E allora Lorenzo, è già sicuro? Vieni. Allora. Mamma mia Lorenzo, pensa se gli avessi detto che si apriva la botola. Allora, ecco, non toccare più, attenzione, basta, non cade. Anche giustamente Anna Maria mi ricorda a 30 e 01 e 02, quindi quando? Abbiamo due decimi per come un dire attimo, di permesso per poter eccedere. Allora adesso facciamo massimo silenzio e quando vuoi tu Lorenzo puoi iniziare a contare. Silenzio per favore, grazie. Devi premere? No, ecco, adesso poi. Prego, attenta a non scivolare come sempre. Bravo Lorenzo, grazie lo stesso Lorenzo, ci ha provato, raggiungi la tua squadra. Guardate come sono felici, giustamente, guardateli. Consegniamo loro anche la medaglia. Grazie Andrew. La medaglia che va consegnata anche a Massimiliano Sini, che ovviamente torna la prossima settimana, anche il prossimo weekend, mentre salutiamo Luano. E la targa Luano. Grazie Leonardo, grazie per essere stata con noi. Grazie mille, grazie a Chiara. Grazie a voi, è sempre bellissimo tornare in famiglia, grazie. Vediamoci con Luano. Roberta Gangheri. Da Piazza Italia salutiamo tutti i luanesi per aver partecipato e la grande ospitalità. Gli abitanti di questo comune comunque salutano mezzogiorno in famiglia brindando con un buonissimo nostralino. Noi della bella Liguria vi auguriamo una buona domenica e per quel che mi riguarda vi aspetto la prossima settimana da un altro meraviglioso comune italiano. Buon pranzo a tutti, ciao, a presto, ciao. Grazie Roberta. Allora mentre Roberta si dovrà spostare ovviamente in un altro comune, le nostre gemelline squizzato torneranno ad Badia San Salvatore, a voi! Esattamente, ci troviamo con grande piacere, guardate la piazza con capelli che l'angelo, sono tutti contentissimi, salutiamo anche tutte le associazioni sportive di Abbadia che sono venute qui a partire dalla squadra di basket in maglia verde, poi c'è l'atletica in maglia azzurra, dietro invece abbiamo le pallavoliste in maglia rossa e bianca, l'associazione del ciclismo che ha delle persone un po' più grandi di questi bambinetti che sono qua, e ancora kickboxing e tennis laggiù in fondo, tutti bravissimi. Un paese di sportivi, ma non abbiamo bisogno di essere sportivi perché abbiamo vinto. E poi vogliamo mandare anche un saluto, inspiegabilmente abbiamo trovato qui ad Abbadia una fan del maestro Mazza che lo vuole salutare, la nostra collega Chiara. Ciao. E noi vogliamo salutarvi così come abbiamo iniziato, cantando.